rinascerà Piazza Municipio nello stesso luogo in cui fu installata e poi distrutta da un incendio, la Venere degli Stracci che il maestro Michelangelo Pistoletto ha donato alla città. È un simbolo di rigenerazione per Napoli, un percorso che vede il dolore trasformarsi in cura, ha dichiarato l'artista, che ribadisce ancora una volta il legame profondo con la città e la volontà di promuovere l'arte come strumento educativo e forza di trasformazione sociale, soprattutto nei contesti fragili. La Venere degli Stracci è una delle straordinarie e più celebri icone dell'arte del XX e del XXI secolo, la cui prima versione risale al 1967, è stata più volte reinventata, riscritta da Michelangelo Pistoletto e è arrivata lo scorso giugno in Piazza Municipio a Napoli. Il rogo, un rogo l'ha distrutta, ora rinasce assumendo dentro di sé il relitto sopravvissuto a quel rogo, ed è un modo per dimostrare che anche da una tragedia, da una vicenda in qualche modo drammatica, si può immaginare una rinascita. Per realizzare la ricostruzione dell'opera a seguito dell'incendio, il Comune di Napoli aveva avviato una campagna di crowdfunding affidata all'associazione Altra Napoli e sostenuta da tantissimi cittadini, ma Pistoletto ha deciso di rifare l'opera a proprie spese per poi donarla alla città, ed i fondi ricavati dalla campagna Ricostruiamola saranno destinati ad associazioni del territorio che operano nel sociale. E quando è apparsa chiara la volontà del maestro di donare questa opera alla città, e poi la sua volontà che le somme raccolte venissero destinate ad associazioni del terzo settore, noi siamo stati ben felici. E la città acquisisce ancora una cosa bella, e dal bello siamo certi che può nascere il cambiamento e la trasformazione. Questa donazione è una cosa che ci fa estremamente piacere e che ci consentirà poi di trovare anche una collocazione permanente per un'opera così grande, che però è anche rappresentativa e così tanto rappresentativa, quindi è sicuramente un grande patto d'amore che c'è tra l'artista e la città. Nel periodo in cui sarà esposta, noi avremo attenzione ovviamente alla protezione dell'opera, senza però precludere questo senso di un'arte pubblica che abbia una fruizione libera. La nuova Venere degli Stracci verrà installata ed inaugurata il 22 gennaio e rimarrà esposta in Piazza Municipio per 4 mesi.